Ciao, io sono Selene di Un Punto alla Volta e per il video di oggi volevo mostrarvi come trasformerò questo maglioncino che mi è stato dato da un mio amico e quindi è un taglio maschile, infatti è una taglia abbastanza grande. Volevo farlo diventare un cardigan, per cui nel tutorial vi mostro appunto come trasformare questo maglioncino in un cardigan. Io spero che l'idea vi piaccia, per cui vi lascio il tutorial e noi ci vediamo con un altro video. Ciao! Allora, questo è il maglioncino come mi stava appunto prima di fare tutto il lavoro. Ovviamente era un po' grande perché è un taglio maschile e quindi la prima cosa che ho fatto è stata andare a stringerlo. Quindi partendo da sotto l'ascella sono andata a segnare per me 6 cm, che era appunto la misura che avevo preso che mi serviva per stringerlo della mia misura. Vado a tracciare una linea da questa linea qua che ho tracciato appunto con il gessetto fino all'estremità della manica. Stessa cosa verso l'estremità invece del fondo della maglia. Quindi, prima di tagliare la stoffa, vado ad appuntare gli spilli, così appunto posso tagliare entrambi gli strati di stoffa contemporaneamente, e poi vado a tagliarla. Per prima cosa vado a passare il punto dritto per chiudere i laterali e anche le maniche e poi andrò a rifinire la parte più esterna con il punto a zigzag. Quindi a questo punto vado a prendere l'esatta metà della parte frontale, in questa maniera qui, lavoro al dritto della maglia, vado a pinzare quella che secondo me è l'esatta metà e poi vado a far combaciare le cuciture laterali e appunto con gli spilli in maniera tale da aiutarmi a trovare esattamente la metà frontale della maglia. Come prima vado ad appuntare gli spilli vicino alla parte che dovevo ritagliare, in questo modo appunto la stoffa non si muoverà, e poi vado semplicemente ad inserire le forbici e a tagliare la parte frontale. E questo è il risultato finito una volta eseguito il taglio. Vado a rifinire prima di tutto con il punto a zigzag. Vado a calcolare 1,5 cm e ripiego il tessuto verso l'interno della maglia. Vado ad appuntarlo e poi passerò entrambi i lati, insomma, dell'apertura con il punto dritto.
Questo è il risultato finito della maglia, non ho usato zip o bottoni perché personalmente mi piacciono le maglie così che restano aperte. E io spero che questo video vi sia stato utile non solo per eseguire magari questo tipo di lavoro qui, ma anche per darvi qualche spunto per rimodernare qualche capo che avete già in armadio. Comunque, io spero di esservi stata utile, giù in descrizione trovate tutti i link relativi alla fiera, quindi sia il sito che i social per seguirli. E io vi mando un bacione e noi ci vediamo con un prossimo video. Ciao!